delle tenue, anche quest'anno ti sei naturalmente prodigato, ogni anno cerchi un filone insomma per raccontare qualcosa di particolare. Ci spieghi quest'anno che cos'è il calendario delle tenue 2024? In definitiva io ho cercato di unire Chioggia e la bellezza di Chioggia con quella del mare, e non c'è niente di meglio che magari i profani non sanno, si chiamano addirittura in gergo, io li chiamo anelliti, però sarebbero addirittura dei verdi, no? Sono veramente meravigliosi, hanno molta tenenza ai fiori, per cui la bellezza di Chioggia e la bellezza di questi, diciamo, organismi marini che hanno tenenza ai fiori. Brevemente, vediamo un po', ecco, lo sfogliamo e sono due minuti con un po' di musica sempre del maestro Polloni. Che poi vedremo anche dal vivo comunque, c'è con noi quest'anno. Così riusciamo ad apprezzare davvero la bellezza anche di queste immagini del calendario. Sono 24, dico bene, fonte retro. Sì, c'è una, da una parte abbiamo Chioggia, dall'altra abbiamo questi anelli di chiaramente io ne ho una collezione, perché ognuno nonostante tutto ha la sua bellezza. Tra l'altro ricordiamolo che è a disposizione già all'uscita, dico bene, per tutti quelli che vogliono sostenere l'associazione. Questo è uno dei modi, insomma, la creazione del calendario con cui anche l'associazione Le Tenue si sostiene, e quindi può essere decisamente molto bello da portare a casa, e lo sfogliate mese dopo mese, così avete un bel ricordo, un promemoria di quelle che sono le bellezze che ci abbiamo proprio qui vicino a noi sott'acqua, per chi vuole provare ad immergersi, per chi non ce la fa, sia contento a fregare delle foto o dei video di Piero. Fra le altre, anche qui ho cercato di mettere dei QR code, per cui lo stesso organismo lo potete anche vedere nel suo ambiente. Però io, mi spiace dirlo, ma sono più legato alle clip, che fra le altre chi mi segue in Facebook, no, credo che sono ormai 5-6 anni che mando ogni giorno una piccola clip. Ecco, questo è il calendario 2024, un bel applauso alla scelta delle immagini. E adesso abbiamo la possibilità di vedere, prima di andare poi anche con la premiazione delle foto e di tutti quanti i partecipanti di quest'anno, abbiamo la possibilità di vedere un video che definiamo storico in qualche modo, perché si tratta del video che in qualche modo ha ispirato la nascita del progetto delle Tenue. Tu hai realizzato questo video alle isole Medas, dico bene? Sì, 30 anni, ma non solo Medas, anche Chioggia. Cioè, alle Medas, è l'idea che mi ha dato vedere questo ambiente meraviglioso, uno dei primi parchi marini in Mediterraneo, e chiaramente la mente è andata a Chioggia, no? E direi che ti si è accesa una lampadina. Una lampadina. Era il 1992 e da lì. È vecchissimo, però tenuto ancora bene. Ok, l'hai fatto tu questo? Sì, certo. Ok, quindi naturalmente video come nella tua preferenza, nel tuo cuore, ce lo vediamo insieme, così riviviamo queste immagini del 1992, un po' un reperto storico, perché è quello che ha ispirato poi la nascita del progetto Le Tenue di Chioggia. Abbassiamo le luci, possiamo partire con il video. Affiora un piccolo arcipelago,
le isole Menas. Sono 7 isolotti rocciosi circondati da scogli. Per tantissime specie acquatiche, questo è un habitat ideale creato dalla particolare posizione geografica. Il fondale è relativamente profondo. La vicinanza delle foci del Ter e del Rodano apporta materiale organico. L'influenza dei venti e delle correnti del nord favorisce i movimenti dell'acqua. Le differenti profondità delle acque e la diversa composizione delle rocce carsiche e sabbiose hanno creato tantissime cavità e tunnel che hanno contribuito allo sviluppo di innumerevoli specie. Sviluppo dell'attività di pesca, specialmente quella del corallo rosso che dal 1950 con l'uso di autorespiratori si era notevolmente incrementata. Nel 1983 il governo locale saggiamente vietava la pesca attorno alle isole e le dichiarava zona protetta, dando al Mediterraneo il più importante parco marino. Un raro incontro con un bel esemplare di pesce luna, immobile per permettere ai sarghi di liberarlo dai parassiti. Le cernie familiarizzano con i subacquei e mi accompagnano durante l'immersione. Tanta bellezza e ricchezza di flora e fauna in questo tratto di mare, che ormai da quasi 20 anni è protetto da ogni forma di sfruttamento, mi fanno andare con il pensiero al mare Adriatico e alle sue tenue. Davanti alla città di Chioggia, una piccola zona di fondo roccioso. È punteggiato da numerosissime formazioni rocciose chiamate tenue, accuratamente evitate in tempo dai pescatori locali per non ritrovarsi con le reti strappate. Dalla foce del Po al Golfo di Trieste ne ho catalogate più di 3.000. Molte di queste aree sono state duramente provate da fenomeni naturali o ritenuti tali, come la mucillagine e la nossia, che ciclicamente hanno colpito questa zona. Nel 1976 una crisi di anossia ha cancellato ogni forma di vita in vaste aree dell'Alto Adriatico. Successivamente, nel 1988, il fenomeno delle alghe interessò 10.000 km quadrati di mare a sud del Po. Nel periodo di maggiore fioritura, il mare sembrava denso. La gente era preoccupata dall'aspetto dell'acqua in superficie, ma il vero dramma si consumava sul fondo, con il soffocamento di ogni forma di vita. La mucillagine si ripresentò anche negli anni successivi.
anche l'uomo, con alcuni metodi di pesca, può contribuire all'impoverimento del mare. Dopo il sistematico sfruttamento, queste zone, ormai prive di vita, venivano segnalate come idonee allo scarico di tutto ciò che non serve. Zona al centro di quest'area di affioramenti rocciosi era popolata da una fittissima colonia di Parazoanthus, piccoli e bellissimi polipi gialli. È stata completamente ricoperta dallo scarico di fanghi, probabile reflo di un dragaggio in laguna. La diffusione dell'attività subacquea intorno agli anni 70 ha portato più persone a conoscenza di questi fondali e anche i pescatori di professione, avvantaggiati dalle sofisticate apparecchiature di localizzazione e dotazione alle loro barche, hanno cominciato a ricercare queste zone perché ricchissime di fauna. Sorvolando la bocca di porto di Chioggia, il pensiero ritorna alle Medas. Anche qui i fiumi Brenta e Adige arricchiscono queste acque che meriterebbero in egual modo di essere salvaguardate. Si stanno concedendo aree di mare per l'acquacoltura, vietando in questi tratti la pesca e la navigazione. Perché non riservarne altre come zona protetta? Si potrebbero creare spazi per la ricerca biologica e il ripopolamento. Anche il turismo subacqueo sarebbe favorito con visite guidate nei punti più interessanti. Un tempo, un parco marino al largo di Chioggia era certamente da considerarsi un sogno. Ora, con la maggiore consapevolezza dell'importanza del patrimonio naturale, ho la sensazione che possa, almeno in un futuro non troppo lontano, divenire realtà. Il mio sogno è ora un desiderio, spero condiviso da voi tutti. Ecco, questo che abbiamo visto, un video del 1992, bellissimo, direi che è un applauso meritato. Ed era pieno di auspici, no? Di possibilità che poi nel corso degli anni abbiamo visto che sono diventate delle bellissime realtà grazie anche al lavoro costante dell'associazione Lete New Web.